tu che sei quello più civile, come va? Capisci come va? Male, a posto. Presenza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Death Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori! Dichiariamo aperto il salone di Parma. Siamo qui in stand con la Bostik, fatto ieri ragazzi una lavorata. Ci sono omini di brutti. Hai rubato la mela, è la tua? È la mia. Non è vero? Ok. Siamo, ok, apertura, sono le 9:30, quindi a breve comincia a arrivare la gente. Io non ho idea di esattamente di quando vedrete questo video, perché non lo so, ok? Anche perché cercherò di farvi vedere la fiera da dentro, una cosa che diciamo non ho ancora visto, quindi farvi vivere qualche minuto al giorno la fiera, esattamente come in questo momento lo sto vivendo io, cioè quindi da personale che ci lavora dentro, non da visitatore. Ragazzi è tosta, anche perché ieri è arrivato allestito, siamo arrivati fuori, ciurma di pirati, abbiamo fatto il disastro tutta notte. Boh, andiamo a lavorare. Guarda quando tu cerchi di lavorare. Mi raccomando, a non fare un cazzo venite, Veniamo a fare, come dice il poeta, veniamo a fare cose brutte. Capite il discorso? Oh ragazzi, siamo arrivati alla sera della prima giornata di fiera. Io sono demolito, fra l'altro piacerissimo, perché sto girando intorno agli stand, non so perché, fra l'altro piacerissimo perché sono riuscito a conoscere moltissimi di voi e la cosa è veramente molto bella. Fra l'altro sto cercando di deviare perché giustamente la gente sta chiudendo gli stand, però come vi dicevo volevo farvi vedere cosa succede dentro la fiera. Siamo tutti demoliti. Adesso chiudiamo, prendiamo ringhio, lo spostiamo fuori nel parcheggio e temo che cominci il disagio. Qui sempre per farvi capire, siamo appena usciti, no, dalla fiera, siamo arrivati nel parcheggio qua. Da posto, vero? Vedi? Il gringo! No, tu hai, guarda, aspetta, guarda. Secondo te, stasera, dopo la giornata che avete visto, come va a finire? Tu, che sei quello più civile, come va a finire? Capisci come va? Male, a posto. Cioè questa gente qua è perché non ha fatto un cazzo tutto il giorno. Brutta gente, scusate, non gente, brutta gente. Io spengo adesso. Ragazzi, fine della seconda giornata. Se sentite che voci che ho, rendetevi conto, sono 2 giorni che facciamo una teppa fuori, che mi meraviglio che ancora non ci abbiano bruciato praticamente. Comunque, fine della seconda giornata, bellissima, bellissimo incontrarvi tutti. A volte non ho purtroppo sempre tutto il tempo che vorrei avere per parlare con ognuno di voi e non è sempre facile. Comincio a essere devastato, siamo a domenica sera, adesso usciamo, mi faccio una doccia che non finisce più e dopo un po' di delirio, voce compresa, ritorniamo un attimino nella normalità. Avete visto ragazzi qualche spezzone di qualche video precedente inerente ai primi giorni di fiera? All'oggi siamo in data giovedì 15-16, comunque la giornata di giovedì, ormai a fiera già completamente avviata, la mia voce è finita, ma era giusto che facendo un vlog di quello che era il lavoro all'interno della fiera ci fosse anche questo, che di fatto è una problematica. Ora, volevo anche raccontarvi cosa succede in mezzo alla fiera. Sono le ore 14 del pomeriggio, io sono in questo momento sull'Arcadia perché sto lavorando e sono qui con la mia postazione, sto finendo di montare alcuni video e vi do anche qualche dato, perché di fatto noi siamo in sosta libera da venerdì della settimana precedente, quindi ormai è quasi una settimana e guardate, la mia batteria è arrivata al 53.6%. Sono estremamente contento di tutto l'impianto effettuato perché doveva rispondere proprio a queste esigenze ed è stato, è all'oggi ancora questa fiera, un ottimo test per verificare tutto l'impianto fatto e che doveva rispondere esattamente alle mie esigenze. Ora, fra l'altro di questo discorso lo approfondiremo in un video dedicato che volevo proprio specificare bene tutte le cose fatte dell'impianto, ma soprattutto dirvi esattamente i costi sostenuti e perché li ho sostenuti. La cosa importante è sempre inserire all'interno del camper un oggetto che realmente mi serve. Spendete bene i vostri soldi quando servono e scegliendo l'oggetto migliore. Io non ho veramente la minima idea di come fare a fare un video
sui mezzi che sono esposti in fiera. È impegnativo, non so da dove cominciare, per vari motivi, vi dico solo questo. Vi do due o tre dati importanti che penso che a voi è la cosa che interessi di più. Prima di tutto partiamo dal presupposto che un veicolo ricreazionale, qualunque voi scegliate, che sia un van, un mansardato, un semi-integrale o quant'altro, che decidete di acquistare in fiera nuovo, c'è la consegna stimata minimo nel 2023. La qualità costruttiva, se mai fosse possibile, è calata ancora di più. E non la qualità costruttiva nel senso lato, ma nel senso proprio più dettagliato. L'interno, i pensili sono ancora più piccoli, sono ancora più sottili, flette tutto. Ho visto camper portati in fiera con angolari non incollati correttamente, cioè si vede che sono stati proprio assemblati veramente velocemente, probabilmente per essere qui, perché in fiera non puoi portare, il veicolo dovrebbe essere perfetto, tanti non sono perfetti, hanno, ce ne sono alcuni con le pareti ondulate, i pensieri storti, oltre quello è calato ancora di più la qualità dei dettagli di alcune cose, spingi due volte un pulsante ti rimane in mano, sai, diventa impegnativo. Non parliamo di design interno, perché sì, possono essere bellissimi, luci, suoni, colori, poi apri il bagno, provi a chiuderlo, ti rendi conto che c'è la porta del bagno, le gambe qui, il lavandino qui, e io mi sono chiesto, ma come me lo pulisco il culo, perché scusate la domanda, cioè non ci stai, ok? E quindi di queste cose non ho veramente idea di come fare a fare un video, anche perché non è il mio campo, io non sono qui per farvi vedere i camper nuovi o le nuove novità, non vi devo dire cosa comprare, non vi devo dire che dovete comprare quella marca piuttosto che quell'altra. Sono un viaggiatore, viaggio su qualunque cosa, viaggio su un camper di 32 anni, quindi figurati cosa mi frega a me dei camper nuovi. Quindi lo lascerei proprio a parte, magari se proprio ci tenete qualche spezzone ve lo faccio, ma finisce lì. Molto bello invece il padiglione 2, dove sono in stand, perché è pieno di aziende anche nuove che non avevo mai visto prima, che hanno deciso veramente di portare tante cose con innovazioni tecnologiche veramente degne di nota. Alcune mi sono piaciute veramente tanto, ne parlerò con calma, magari cercherò di fare dei video dedicati. Ora io e la mia voce di Amanda Lear terminiamo il montaggio video e andiamo dentro a dare una mano alla Penny, poveretta, che è rimasta da sola. Dai pur. Buongiorno, è venerdì 17, me l'ha appena fatto notare la Penny. Ragazzi, siamo al venerdì della fiera, batteria, siamo già scesi grande, al 42%, chiaramente ieri, scaldando i boiler. Vedere, guardate, che bello, è una soddisfazione, niente, non riesco mai a farlo vedere questo coso, 42%, una soddisfazione quando vedo questa cosa. Vedremo oggi che ci fa, c'è un bel sole, a quanto tornerà su? Secondo me torniamo già oltre i 50, comunque vabbè, come non detto, via, pronti e andiamo già a lavorare. Questo è il nostro accampamento nomadi, che buongiorno, che siamo un po' tutti insieme. Max il Vecchio, buongiorno, Max il Vecchio di Discorrendo, e ragazzi c'è già la fila in fiera, pronti a lavorare. Tra l'altro ragazzi, volevo farvi vedere anche una cosa particolare, perché tutti i giorni quando esci, chiaramente controllo del Green Pass, controllo della temperatura, e te lo fai tutti i giorni, buongiorno, controllo della temperatura, tutti i giorni fai queste procedure comunque, quindi cioè, quando voi venite a vedere la fiera è un discorso, quando tu fai tutti i giorni questi tipi di lavoro, hai tutti questi tipi di controlli, e passiamo di là. Dopodiché esci, fai il biglietto e ti fai tutti i padiglioni. Il culo qual è? Fantastico. Che noi siamo all'ingresso ovest e abbiamo il padiglione, lo stand nel padiglione 2, ok? Quindi tutte le mattine ti devi fare tipo, non so, quel, sto perdendo una retina, quel chilometrino a piedi. Non è sempre, capito, così tutta sta roba, che bello, chissà come ti diverti. Ah guarda, mi diverto che mi sfondo. Adesso finisco di perdere una retina, andiamo a prendere il caffè, facciamo colazione e poi allestiamo lo stand e si parte. Pronte i blocchi ragazzi, fatta colazione, scusate la faccia, ma ammetto che dopo una settimana comincio a essere leggermente devastato. Stand a posto,
la Penny lì, che è veramente una macchina da guerra, la Penny Cantarolo. Insomma, alla fine, pausa anche per me, perché ho bisogno un attimino di riposare le orecchie, e ci facciamo un giretto nei padiglioni. Come ho detto prima, ragazzi, non ne voglio per niente, non chiedete a me di farvi vedere i camper nuovi, perché chiunque è stato qua ha visto e non c'è altro da aggiungere. Volevo invece fare due piccoli ragionamenti. Tenete conto che, bene o male, i camper sono gli stessi. Qualcuno ha portato qualcosa di diverso, però su per giù la pappa è sempre quella. L'aumento di prezzi, ci sono pochissimi, e lo dico, guarda, proprio con una soddisfazione fantastica, ragazzi, Cartago ha mantenuto praticamente il prezzo, cioè con un incremento giusto, normale, nulla. Porca miseria, ho visto gli aumenti di prezzi sulla stessa roba anche fino al 30%. Meco. Invece la qualità costruttiva, oioi, a volte c'è, a volte non c'è, ma li ripeto, non sta a me, io non ho bisogno di camper nuovi. Se volete il camper nuovo, venitevelo a vedere. Diciamo che volevo fare una carrellata veloce dei padiglioni, degli stand, di qualcosa, ma non chiedetemi di fare altre cose, ve li venite a vedere. So che siete curiosi, dovete vedere, quindi adesso ci infiliamo nel padiglione 3 e andiamo a vedere qualcosa. Proviamo padiglione 3, se non vado errato. Abbiamo trovato, secondo me, un bel punto, diciamo. C'è Franchia da questa parte, Weinsberg, Morello, cioè parliamo già di qualità veramente molto elevata, sia a livello costruttivo che a livello finitura. Inutile discuterne, cioè qui siamo comunque fasce alte. E ammetto, come vi dicevo, cioè, alcuni tanta roba. Mi ha veramente meravigliato Cartago. Io queste cose, sapete che cerco sempre di essere, per quanto possibile, più possibile pulito e lineare. Poi ci sono cose meravigliose. La cosa bella è che abbiamo veramente tanto mezzi nuovi o comunque allestimenti particolari, io non li ho visti. Hanno portato cosine simpatiche, c'è un mansardato dove per la prima volta hanno usato, chiamatelo come volete, una tecnologia diversa, addirittura infilando due letti singoli e separati in mansarda. Carino, cioè, poi che sia utile o meno lo decidete voi, perché per le vostre esigenze, però è particolare, perché comunque in un paio di occasioni, come vi dicevo prima, ho visto osare qualcosina di più o comunque dare novità diverse. Volevo portarvi su, ad esempio sul motorhome, però ad esempio per spiegarvi quello che vi dicevo prima inerente al discorso degli spazi. Quindi quando voi comprate un camper, comunque dovete venire a vedere al salone un camper, non fermatevi al fatto è bello, luci, suoni, colori, è tutto bello. C'era una vecchia battuta che si diceva che in foto sono belli anche i panini da McDonald's, poi però li devi mangiare. E di fatto valutateli veramente bene, valutate bene lo spazio, cioè non c'è solo il bello, c'è anche poi lo spazio effettivo a bordo. Saliamo su un motorhome, come vi ho detto prima, non ho voglia di marche, non ho voglia di niente, ma ragioniamo su quello che vi dicevo. Ci troviamo ad esempio all'interno di un bellissimo motorhome. Costo di listino 70.400 euro, bellissimo, rifinito in una maniera veramente eccelsa, quindi, cioè, almeno visivamente parlando, tanti dettagli sono molto limitanti, però va bene, c'è bellino anche il nuovo pensilino, come ad esempio in questo caso, però mi ero accorto che non sono riusciti ad attaccare i gommini di fermo dritti, era una cosa probabilmente complicata, ci sta. Soluzioni peraltro particolari, esempio in questo caso, guardate, bellissimo il letto, ok, veniva chiamato la cabina armatoriale, viene dalla nautica questa cosa, quindi c'è il letto centrale, vedete che ho i due comodini separati, quindi a livello di vivibilità di coppia, per intenderci, è eccelso, questo niente da dire. Simpatica la tipo di disposizione, perché abbiamo, come vedete, una doccia da questa parte e hanno separato la parte della doccia con il bagno, molto particolare. La doccia c'è e la parte del fondo, in modo che chiaramente posso, vedete, sollevando questa parte, vado io a fare di conseguenza la doccia e posso chiudere. Hanno relegato la parte del bagno da questa parte, solo che mi sono fatto io una domanda, che adesso lo facciamo insieme. Ci togliamo un attimo il, diciamo, lo zainetto e entrate in bagno con Arcadia, perfetto. Quando io sono all'interno del bagno, io purtroppo, sapete ragazzi, non sono piccolino, e chiudo il bagno e mi siedo, e io mi sono chiesto come me lo puli, capì? Ci sta. Quindi c'è l'abitabilità, quando andate a scegliere chiaramente il camper, roba del genere, verificate gli spazi, perché
non è sempre semplice capire gli spazi di cui voi avete necessità. La fiera purtroppo è bella perché mi dà l'idea di poter toccare con mano tutto, ma toccatelo bene e verificate bene tutto quello che c'è all'interno del counter. Continuiamo, va! Guardiamo anche il discorso, ad esempio, dei van. Questo van dove siamo adesso, come al solito ragazzi, non guardiamo marche, lo sapete, ha un costo di listino al momento di 55.000 euro, mi sembra. Fatto bene, il classico garage posteriore, tutto il resto, però come al solito non vengono fatte, cioè non sono cose su necessità spicciole. Vado ad esempio, perché io qui ci devo mettere due dita? Perché qui dentro non c'è la coibentazione, come lo stesso discorso di qua, cioè perché c'è una presa d'aria, non capisco. Ci sono cose che vanno sempre verificate. Verificate bene che cosa vi serve, verificate bene perché state comprando un veicolo del genere, perché state comunque spendendo 55.000 euro. Ok? Quindi salite, provate, aprite, sdraiatevi sul letto se lo chiedete, chiaramente, se è possibile, e verificate bene, perché ripeto, c'è un motivo per cui non... spero di avervi fatto capire alcune cose, non ho proprio intenzione, la minima intenzione di guardare veicoli o di guardare altre cose. Non so cosa raccontarvi, ragazzi. Va bene, fine del giro turistico molto veloce del padiglione 3, non chiedetemi di andare negli altri padiglioni che mi si crepa il cuore, e basta, torniamo a lavorare. E in tutto questo siamo arrivati alla fine della serata. Ora, volevo portarvi nel circo pirata, perché immaginatevi che dopo tutto quello che avete visto oggi, ora si esce ufficialmente dalla fiera e si entra in un'altra fiera, ok? La fiera del circo pirata. Ok, chissà se per me prima o poi ci cacciano. Comunque, volevo farvi vedere cosa succede quando, dopo la giornata di lavoro, esci da qui dentro. Un attimo che arriviamo. Succede che arrivi, è una lunga giornata, guarda, lo riconosci quello? Perché gli è scappato il circo pirata addosso, capito? Niente, arrivi, salve, t'a posto? Giorno. Quindi dopo la giornata, secondo voi, come va a finire stasera? Come al solito, ci vediamo domattina. E siamo giunti, ragazzi, alla mattina di sabato. Ore 9.54, questa mattina sono rimasto direttamente sull'Arcadia perché dovevo assolutamente finire, guardate un po' come al solito, di lavorare ed editare il video. Fra l'altro, come al solito, sto raccogliendo sempre i dati per i miei test di tutto l'impianto al litio. Stamattina, aspetta che ve lo giro, abbiamo la batteria al 30, spero che lo riuscite a leggere, aspetta che mi avvicino, 37.4%, finalmente cominciamo a vedere, diciamo, la parte finale della batteria dopo solo 10 giorni. Ora è chiaro che sono le 10 di mattina, io fra un po' ho finito, spegnerò tutto, quindi qui mi sa che un 10% lo andremo a recuperare oggi. Non è un, c'è un gran sole, ma c'è una buona luce, e anche questo è molto importante. Ora è la giornata di sabato, ragazzi, oggi penso che sia una delle giornate più importanti per la fiera. Una fila chilometrica in ingresso che non avete neanche un'idea, e soprattutto è bello incontrare tutti voi, anche perché molta gente è venuta qua per conoscermi, e quindi ci si prepara e si va dentro a fare il disastro. Bene, io ragazzi, tutto questo vlog della fiera volevo chiuderlo perché gli ultimi due giorni comunque saranno una devastazione, è inutile che riesco a, non riuscirei mai a fare i video oggi, i video stasera sarà veramente impegnativa nel circo pirata, e quindi non è proprio il caso. Però volevo fare un qualcosa di diverso, cioè farvi vedere la fiera da dentro. Cioè, ci sono miliardi di video di gente che è venuta in fiera, ha fatto i suoi reportage, quindi sarebbe l'ennesimo reportage. Volevo solo farvi vivere la fiera da dentro, cioè cosa vuol dire quando ci lavori dentro, quindi non vieni un sabato, una domenica o due giorni a vedere la fiera, fai festa con gli amici e vai a casa, no, stai qui per 10-12 giorni, tutti i giorni. Spero che vi sia piaciuto anche questo tipo di informazione per farvi capire alcune cose. Del resto, ragazzi, vi rimando ai prossimi video, soprattutto più dettagliati, io cerco anche di riprendere un pochino meglio la voce per quanto riguarda impianto, roba del genere. Ragazzi, che dire? Vestiamoci, andiamo a lavorare.
Alla prossima. Presenza di Dark Matter Energy. È la quarta nave da guerra Death Shadow. È l'Arc